Aqua TS Project Automatic Control Quality Tool System Lifelong Learning Program. Unità numero 2. ECAME. Indicatori e procedure. Il sistema ECAVET si fonda su 10 indicatori. Questi sono: diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale, 2. Investimento nella formazione di insegnanti e formatori, 3. Tasso di partecipazione ai programmi di IFP, 4. Tasso di completamento dei programmi di IFP, 5. Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP, 6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite, 7. Tasso di disoccupazione secondo criteri individuali, 8. Prevalenza di categorie vulnerabili, 9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro, 10. Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IFP. Gli indicatori ECAVET sono collegati fra di loro ed ognuno esercita un impatto sugli altri e questo ti consentirà di adottare un approccio olistico per valutare i tuoi parametri di garanzia della qualità, tenendo conto dei tuoi specifici contesto e bisogni. Gli indicatori hanno delle finalità, ad esempio l'indicatore 1 e 9 hanno un impatto di misurazione sul contesto e sull'input. L'indicatore numero 2 valuta i valori di qualità dell'input e dei processi che vengono adottati. L'indicatore 3 ha un valore di rappresentazione degli input, del processo e dell'output. L'indicatore numero 4 è un indicatore di processo, di output e di risultato. Gli indicatori 5 o 6 valgono come indicatori dei outcome, quindi dei risultati. Gli indicatori 7 e 8 sono relativi al contesto. L'indicatore numero 10 si occupa di valutare la garanzia di qualità del processo. Indicatore numero 1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale. Il primo valore è la quota degli erogatori di IFP, istruzione e formazione professionale, che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa. B. Una quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati. Tale indicatore è importante per la dimensione, gestione e organizzazione della fornitura dell'istruzione e formazione professionale. L'organizzazione e gestione della qualità da parte di un fornitore di istruzione e formazione professionale sono costruite su due fattori chiave, vale a dire buona leadership e buona gestione. La leadership effettiva crea una cultura organizzativa positiva che promuove la fidelizzazione e nella quale la gente è motivata a porre domande, dibattere di questioni e contribuire a un continuo apprendimento. La leadership e la gestione della qualità negli IFP servono a migliorare l'effettività delle altre tre fasi del ciclo di qualità ECAVET. Indicatore numero 2. Investimento nella formazione di insegnanti e formatori. Anche qui vengono valutati due possibili livelli. L'investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori, cioè la quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore, l'ammontare dei fondi investiti. Tale indicatore è importante per la dimensione e implementazione dell'offerta di IFP. La qualità dell'offerta promuove l'apprendimento individuale, supporta e aumenta le possibilità occupazionali e migliora la reattività dell'IFP alle mutazioni della domanda del mercato del lavoro. Ciò dovrebbe essere realizzato nell'ottica di arricchire le esperienze di apprendimento individuale e aiutare a consolidare la conoscenza del discente promuovendo le sue competenze
e migliorando l'accesso al lifelong care. Indicatore numero 3, tasso di partecipazione ai programmi di IFP. Numero di partecipanti ai programmi IFP secondo il tipo di programma e i criteri individuali. Per la formazione professionale IBET, perché un allievo sia considerato come partecipante, è necessario aver frequentato un periodo di formazione di 6 settimane. Per l'apprendimento permanente, la percentuale della popolazione ammessa a programmi ufficiali di iscrizione e formazione professionale. Oltre alle informazioni di base sul sesso e l'età, possono essere utilizzate altre variabili: abbandono della scuola, livello di formazione più elevato, migranti, persone disabili, durata della disoccupazione, eccetera. Al pari dell'indicatore B2, anche l'indicatore 3 è rilevante per la dimensione e per l'implementazione dell'offerta di IFP. Indicatore numero 4, tasso di completamento dei programmi di IFP. Numero di persone che hanno portato a termine o abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale secondo il tipo di programma e i criteri individuali. Questo indicatore è importante per le dimensioni, performance e riuscita degli scelti di IFP. Il core business dei fornitori di IFP è la performance degli scelti. A tale proposito, i fornitori dovrebbero offrire agli individui e ai gruppi l'opportunità di impegnarsi nel processo di apprendimento formativo. Il focus dei fornitori di IFP dovrebbe essere la consegna di programmi attrattivi e incoraggiare i discenti, inclusi i gruppi svantaggiati, a partecipare attivamente e a completare con successo i loro programmi. I fornitori di IFP hanno pertanto bisogno di guardare al raggiungimento degli obiettivi e delle performance da parte del discente nelle seguenti aree: A. Completamento del programma, B. Avanzamento verso una formazione ulteriore o ottenimento di un lavoro, C. Utilizzazioni di abilità e competenze sul posto di lavoro. Attraverso le performance conseguite dal discente nelle aree di qui sopra, i fornitori di IFP possono comprendere meglio i bisogni degli individui e dei gruppi e valutare l'effettività della performance in altre aree chiave. Indicatore numero 5. Tasso di completamento dei programmi IFP. Destinazione dei livelli di IFP in un determinato momento, dopo il completamento di una formazione secondo il tipo di programma e criteri individuali. B. Quota di allievi occupati in un determinato momento, dopo il completamento di un'attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali. Al pari dell'indicatore 4, anche l'indicatore 3 è rilevante per la dimensione, raggiungimento degli obiettivi e performance del discente IFP. Indicatore numero 6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite nel senso di informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa secondo il tipo di formazione e i criteri individuali. B. Tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche e competenze acquisite. Anche l'indicatore è rilevante per la dimensione, raggiungimento degli obiettivi e performance del discente IFP. Indicatore numero 7, tasso di disoccupazione. La definizione conforme a quelle di ILO e OCSE, cioè persone in età compresa tra i 15 e i 74 anni senza lavoro,
che stanno cercando attivamente un'occupazione e sono disposti ad iniziare a lavorare. L'indicatore 7 è un utile indicatore contestuale di background per l'INTP, poiché può fornire informazioni importanti e pertinenti, particolarmente in relazione alla formazione continua. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è una misura complessa, influenzata da molteplici fattori. A livello macroeconomico, il tasso di disoccupazione non fornisce un dettaglio sufficiente, perché i fornitori di FP possono utilizzare tale indicatore a livello dell'erogazione del corso. Per consentire ciò, il tasso di disoccupazione avrà bisogno di essere specificato a livello locale, settoriale e specifico per il fornitore di FP. Ad esempio, altri indicatori del set, come gli indicatori 6 e 9, sono più adatti ad aiutare il fornitore IFP direttamente per migliorare le prospettive occupazionali dei discenti. L'indicatore numero 8 indica la prevalenza e la presenza di categorie vulnerabili. I livelli di indagine sono quindi due. La percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale classificati come appartenenti a categorie svantaggiate in una regione o in un bacino di occupazione determinati per età e per sesso. Il tasso di successo delle categorie svantaggiate, indagati e classificati per età e per sesso. Indicatore numero 9. I meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione del mercato del lavoro. A. Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli. B. Prova della loro efficacia. Questo indicatore è rilevante per le dimensioni di soddisfare i bisogni degli stakeholders di IFP. È comunemente condiviso che i benefici dell'istruzione e formazione professionale ricadano sui discenti e sui lavoratori, il che implica che l'offerta effettiva di IFP dovrebbe riflettere i bisogni e le preferenze di entrambi. La sfida per il fornitore di IFP è pertanto di tre tipi, cioè apprendere i rapidi mutamenti delle domande del mercato, mediare tra i bisogni e le preferenze di discenti e datori di lavoro, promuovere l'accesso all'IFP. Indicatore numero 10. Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IFP. I livelli, anche in questo caso sono due, cioè la raccolta di informazioni sui sistemi esistenti ai vari livelli e la prova della loro efficacia. Anche questo indicatore è rilevante per la dimensione, soddisfare i bisogni degli stakeholders di IFP.